Quando metti un po' di qualità in campo, questi sono i risultati. Quando gioca Mario Rui e non quel cesso di Olivera, questi sono i risultati. Quando non gioca quel cesso di Zielinski, che è un ex giocatore, o non gioca Cagliusta e gioca Traoré, che è un centrocampista che non ha giocato neanche benissimo, cioè è normale. Ma da qualità, vedi che poi Kvara gioca meglio, Osimhen ha più palloni per segnare, fa anche triplette, oddio, sa anche segnare Osimhen più di un gol a partita, non avendo un'occasione, il Napoli tira anche più in porta. Strano, quando giochi con la qualità vinci e vinci anche bene, non l'avrei mai detto. Comunque, è una partita che vale quello che vale, perché il Sassuolo è una squadraccia e ha appena cambiato allenatore. Io pensavo che avessero un po' una reazione, ma che reazione devi avere quando giochi con tre soldi in difesa, che oggi è stato forse il man of the match per il Napoli. Diciamo che questo potrebbe essere un bel bigliettino da visita con la Juventus, speriamo, perché era sicuramente importante ricominciare a vincere, vincere anche bene per dare un po' di fiducia a questa squadra, che comunque è chiaro che sono in un momento negativo, soprattutto mentale, le cose non stanno girando, oggi invece sono girate, abbiamo sfruttato bene gli errori, quindi un'ottima prestazione. Mi fido poco di queste goleade in generale, lasciando stare il valore del Sassuolo in questo momento, ma in generale delle goleade mi fido molto poco, se sono così isolate, se sono così randomiche, perché penso al Liverpool dell'anno scorso, per esempio, che è una squadra che non è riuscita a tenere una certa continuità, però ha vinto comunque 7-0 col Manchester United, ma è stata una partita molto a sé. Quindi questa partita deve essere affiancata da una buona prestazione con la Juventus, non per forza una vittoria, magari anche un pareggio, ma una buona prestazione con la Juventus, poi certo ovviamente meglio se si vince, e con i 3 punti col Torino. E magari ci riusciamo a presentare anche a Barcellona con una condizione fisica, mentale, tecnica o tattica migliore, magari possiamo anche provare a passare il turno, che è veramente molto importante. Il Napoli deve fare di tutto per centrare la Champions, deve fare di tutto per centrare il Mondiale per club, perché se la situazione è quella che è, con De Laurentiis che continuerà a tenere il potere tutto per sé e a gestire lui, a questo punto meglio che abbiamo più introiti possibili, così almeno spende e può spendere per giocatori di un livello un poco più alto. Magari passiamo da Nathan a Cagliuzzi a Scalvini e Koopmeiners, nomi che ovviamente non arriveranno, perché figurati. Però almeno alziamo un po' l'asticella se entrano i soldi per il Mondiale per club e per la Champions. Comunque, in generale, vedete Mario Rui come cambia questa squadra, come cambia in palleggio la squadra, come alla fine difensivamente sì, è quello che è Mario Rui, ma Olivera non è che è tanto meglio, non è che tu rinunci a Mario Rui dicendo cavolo, però c'ho il terzino che è più bravo a difendere in tutta la Serie A. Olivera non è bravissimo a difendere a fisicità, ma non ha buone letture, non anche lui ha lo stesso problema, per esempio, a Di Lorenzo, il cross sul secondo palo a volte non lo riesce a leggere bene, si fa saltare, non, oltre poi a tutte le controindicazioni che ti dà in fase di possesso palla, che fa tanti inserimenti in area di rigore, ma li fa in degli spazi in cui non può essere servito e non va neanche a togliere poi degli uomini a Kvara. Quindi Mario Rui è un giocatore importante per questa squadra, Spalletti lo chiamava il professore, il maestro. E Mario Rui è stato un giocatore cardine dello scudetto dell'anno scorso, perché quando ci marcavano Lobotka, chi andava a costruire non era Anguissa, non era Zielinski, non era Kvara, non era Kim, era Mario Rui che giocava tanti palloni, che entrava tanto dentro al campo, che dava una seconda regia. Quando ci marcavano e ingabbiavano bene Zielinski e Kvara, quello che dava l'ultimo passaggio era Mario Rui. Mario Rui non è che stiamo parlando di Roberto Carlos, non ha neanche l'unghia del piede di Roberto Carlos, però parliamo di un giocatore tecnico e parliamo di un giocatore importante, soprattutto se tu hai una squadra, ma non è stato oggi il caso, ma se tu hai una squadra in cui il tuo giocatore più forte dopo Kvara è Osimhen, tu devi giocare e devi costruire la squadra, perché io poi dico che la squadra è costruita male, tu devi costruire la squadra anche in base ai tuoi top player, gli devi costruire la squadra intorno. Se hai uno dei migliori saltatori di testa d'Europa, non puoi permetterti di avere in campo 10 giocatori a servirlo e zero che sappiano crossare, zero che sanno crossare. Non è possibile. È una squadra costruita male. Se hai un giocatore che in Serie A, per come è tattica la Serie A, che ogni volta viene triplicato, gli devi mettere un uomo vicino che almeno
faccia giocare il 3 contro 2, perché Kvaratskhelia e Mario Luis giocano anche in inferiorità numerica, ma stanno 3 contro 2 contro quasi tutte le difese della Serie A, riescono comunque a vincere, riescono comunque a palleggiare. Se poi ci metti un centrocampista che si allaga e va a dare una mano, stai 3 contro 3 e hai fatto, perché il Napoli, come ho ribadito più e più volte, è una squadra forte. È una squadra molto forte. Lo scudetto dell'anno scorso, ficchiamocelo in testa, non è stato un caso. È stato sicuramente merito soprattutto dell'allenatore che avevamo l'anno scorso, che ha sopperito a tanti limiti di questa squadra. Su tutti, lo ribadisco ancora oggi, il centrocampo, che ha dei limiti, ma un allenatore che ha sopperito appunto a queste mancanze, ma comunque la squadra è forte, perché l'Inter non era forte come quest'anno. Perché Lukaku non è, se non c'è Conte che lo tiene allenato e lo tiene al 200%, Lukaku non è un grande attaccante, neanche per i livelli della Serie A, e lo stiamo vedendo a Roma. De Rossi lo sta anche un po' gestendo, non è neanche più, sai, quel titolare fisso. Parliamo di un giocatore in una parabola discendente, quindi è un Inter che è migliorata con Thuram. L'Inter non era così forte come quest'anno, l'esperimento Çalhanoğlu non era ancora riuscito, era in fase di rodaggio, non avevano Pavard, quindi non era l'Inter di quest'anno che stava anche l'anno scorso. Il Napoli, insieme appunto all'Inter e alla Juventus, era la squadra più forte, quindi non è stato un caso, sono venute meno le avversarie, è vero, ma eravamo tra i più forti, quindi non è stato un caso. Quindi se io vedo la squadra che è decima, è nona, adesso è settima, ma settima non va bene, perché questa squadra non può finire settima. Questa squadra, se accade veramente una catastrofe, questa squadra deve finire quarta, quinta, con una catastrofe, perché una squadra con Osimhen, con Kvaratskhelia, con Lobotka, con Anguissa, con Zirinskyi, con Di Lorenzo, con Rachmani, con Meret, non può finire settima, non può finire neanche sesta, per quanto mi riguarda. Già quinta va male, quinta con il posto Champions, ok, ma non va bene, non va bene, che questa squadra è forte. E caro Calzona, bravo, bravo oggi, molto bravo, perché hai messo i titolari, hai messo quelli che ti hanno fatto vincere lo scudetto l'anno scorso. Poi hai delle mancanze, perché non hai Kim, io avrei messo Nathan, secondo me Nathan è molto meglio, anche perché se vuoi partire basso col palleggio basso. Østigard non va bene, perché già Rachmani non è educatissimo tecnicamente, Østigard c'ha i piedi fucilati, quindi devi mettere un difensore con i piedi più educati. Se non gioca Juan Jesus, deve giocare Nathan, e Juan Jesus non deve essere il titolare di questa squadra, non deve essere il titolare fisso, per quanto sia un ottimo giocatore, un ottimo rincalzo, ma deve giocare Nathan. Crediamo in questo ragazzo, perché è bravo e ha dimostrato già di essere molto bravo. E hai messo Traoré, hai messo uno in mezzo al campo che sa palleggiare, quindi bravo, hai messo il terzino che sa palleggiare, quindi bravo, quindi molto bene, finalmente hai capito che devi mettere gente che ti ha fatto vincere, perché ti ha fatto vincere, ok, non c'è Kim, ma c'è Nathan, abbiamo detto, e comunque Nathan è un ottimo giocatore, non c'è più Zielinski, perché come se non ci fosse, ok, ci metti Traoré, che io continuo a dire che secondo me non è un centrocampista, lì è sprecato, lì Traoré è un esterno, Traoré al Sassuolo, il meglio di Traoré era da ala sinistra, faceva quello che faceva Kvara, quindi io spero che l'anno prossimo venga interpretato come un vice Kvara, che è anche un lusso avere Traoré vice Kvara, quindi con quello riscattiamo a 25 milioni, sarebbe un grandissimo acquisto, però serve un centrocampista, ma in questa situazione metterci lì Traoré o la buon'anima di Lindstrom, se mai riusciremo a vedere, è comunque un sostitutivo di quello che era l'anno scorso Zielinski. Non c'è Lozano, ma è comunque Politano, quindi il resto, la squadra dello scudetto ce l'hai, e quella va messa. Con la Juve, per favore, io sono quasi sicuro che non sarà così e che vedremo una formazione tipo Barcellona, tipo Cagliari, ma la Juve in questo momento ha tante assenze, a centrocampo è molto leggera, in difesa pure forse non c'è Danilo. È una squadra che sta concedendo molto, ti prego, non andare con la Juventus, che è sempre anche una partita da particolare, una partita in cui lo stadio spinge tanto, è tanto sentita la partita anche dai giocatori, quindi hai anche la possibilità di fare una partita più gagliarda. Ti prego, non mettere la squadra con Oliveira, non mettere la squadra con Cagliusta, non mettere la squadra con questi qui, non metterti a difendere come hai fatto col Barcellona, perché la Juve non è neanche quella che abbiamo affrontato all'andata, che già mostrava delle pecche, che con un po' di, diciamo,
overperformando, ecco, è riuscita comunque a tenere il passo dell'Inter fino a un certo punto. Ora sta crollando, ma la Juve lascia comunque degli spazi, come ho detto, a tante assenze, quindi la partita andrà vinta a centrocampo. Cioè loro giocano con Miretti, devi andare lì e vincere la partita a centrocampo. Il resto poi viene da sé. L'anno scorso la partita la vinciamo a centrocampo perché Lobotka fa una partita incredibile all'andata l'anno scorso. Gioca quasi per tre l'anno scorso, poi anche Anguissa giocò bene, anche Zielinski, ma Lobotka veramente giocò per tre. Adesso dobbiamo provare a rivincerla lì, perché devono arrivare meno palloni possibili a quell'attaccante tanto svilito dal caro Max come Dusan Vlahovic, che se ha una palla segna, soprattutto in questo momento di forma. Comunque, passiamo alle pagelle per analizzare le prestazioni dei singoli. Meret 6, non gli arrivano palloni. Il gol di Rašić, penso che se lo ripete altre 64 volte non gli riesce, probabilmente neanche su FIFA, quindi non può fare nulla. Poi sul resto non gli arrivano palloni. Se fosse andato a prendere un caffè nessuno se ne accorgeva. 6. Mario Rui, finalmente palleggio, finalmente uno che prende il pallone e verticalizza, uno che non fa stare Kvara. Kvara quante volte è stato triplicato oggi? Vabbè che il Sassuolo è quello che è. Però quante volte è stato raddoppiato, triplicato? Quasi mai. Perché Mario Rui era sempre, gli portava sempre via un uomo. Quindi anche solo per questo è 7. Però ha fatto anche un'ottima partita. Østergaard 6, niente da dire pure lui. 6 più, dai, perché non voglio dare, tranne ai subentrati che sono voti abbastanza politici, a Meret, non voglio dare voti sotto il 6 più. Comunque ha difeso bene, quando doveva andare in anticipo ha anticipato, però in fase di impostazione lascia sempre qualcosina e... Però non è neanche colpa sua, non è in grado di farlo. Rachmani 7, si stacca molto bene, fa un movimento da difensore stile Inter di Inzaghi, poi fa un tiro, un tiraccio, un grande complicità di consigli. Però comunque in generale abbiamo bisogno di Rachmani, che io continuo a dire che è un ottimo elemento, non è fortissimo ma è un ottimo elemento. Di Lorenzo 7, finalmente una partita discreta del capitano, che... complice sul secondo gol, quelle verticalizzazioni che lui fa sulla fascia da lui a Politano, e gli riescono sempre molto bene. Non sa crossare, ma questo lancio sulla linea lo riesce a fare sempre molto bene, gli crea anche superiorità di solito. E poi per il resto, bene, niente da dire. Ha perso qualche pallone ingenuo, ma si vede con quella stagione non è che stia andando benissimo, però speriamo che questa prestazione lo possa anche un po' far crescere nelle prestazioni. Traoré 6 più, ho già detto, non mi è piaciuto troppo, onestamente. Ha tentato un bel tiro a inizio partita, poi un po' scomparso, però sì, comunque è uno che non ha giocato per quanto mesi e mesi, quindi ci sta anche che recuperi un po', ma fa vedere che comunque ha qualità, sa giocare molto bene tra le linee. Qualche passaggio lo sbaglia, però deve anche un po' affiatarsi, secondo me, con i compagni. Botka 6,5, gran partita. Poi certo non aveva grandi avversari, l'abbiamo detto, però ha fatto una gran partita, ha gestito bene il pallone, ha verticalizzato quando doveva verticalizzare. Sembrava più Lobotka dell'anno scorso, non quello che tiene tanto palla, che gira, ma tiene tanto palla perché non sa chi darla. Quando ha invece Mario Rui, Traoré, questa squadra qui che può un po' più darti opzioni di passaggio, poi alla fine Lobotka anche cresce. Perché poi nessuno gioca da solo, a meno che non sei Maradona, nessuno gioca da solo. Anguissa 7 più, oggi partitone di Anguissa. Io sto vedendo un Anguissa abbastanza in crescita, tranne la partita col Cagliari. Io vedo un Anguissa che parte di solito male nelle partite, ma poi a fine partita cresce. Quindi sono contento di questo, perché il Napoli, la rinascita del Napoli passa anche molto per Anguissa, perché Anguissa ti dà un equilibrio, è l'unico giocatore che ti dà proprio equilibrio. Quindi che sa fare bene la fase difensiva, che ti permette anche di stare un po' più alto e di riaggredire subito, quindi Anguissa è fondamentale. Se Anguissa sta bene anche il Napoli. Kvara 8, oggi bene, non ha fatto gol pesanti, perché comunque ha fatto il 4, il 4-1 e il 6-1, mi sembra, il quinto e il sesto gol, non mi ricordo, quindi... Comunque gol non importanti, però comunque una doppietta, l'assist che comunque lo possono far rientrare un po', magari visto le ultime due partite che non erano andate benissimo, era stato sostituito, un po' imbronciato. Questa partita può dargli magari un po' di linfa. Osimhen 8 e mezzo, tripletta, che gli vuoi dire? Politano
Politano 7, gran partita di Politano. Quando sceglie di giocare Politano è anche bello da vedere, è anche un bel giocatore. Il problema è che ultimamente ha giocato, penso, solo questa. Non vedevamo un Politano del genere da Garcia. Subentrati Nathan, Raspadori, Simeone e Dendoncker, tutti 6. Zielinski 6 più perché è entrato, ha fatto una bella serpentina in area di rigore. Calzona 7 più perché ha messo la squadra che doveva mettere. Poi l'avversario, ripeto, era quello che era, quindi non è che ci sono grandi meriti nell'aver preparato questa partita, ma anche solo nell'aver messo questa formazione. Spero che non sia una formazione di turnover, diciamo, aspettando la Juventus, però speriamo che questo sia bene o male l'11 titolare che vedremo anche domenica sera, con magari Nathan al posto di Østigard. E perché no, magari un Lindstrom per Traoré, ma vabbè, stiamo chiedendo la luna. Comunque, forza Napoli sempre e ci aggiorniamo.